Lorenzo Zucchelli, presidente del Valcanale Team, perché avete voluto questa serata? Allora, questa serata l'abbiamo voluta perché abbiamo notato che il turismo negli ultimi 8 anni, soprattutto i proloco, visto che siamo a contatto diretto con la gente, sta solo che aumentando, però le strutture d'accoglienza, di ristoro, stanno solo che diminuendo. E allora abbiamo detto, ma perché stanno diminuendo magari anche il potenziale che può esserci? Potrebbe essere la poca informazione. Allora, parlandone un po' con Vivi Ardesio, è saltata fuori questa idea di organizzare appunto una serata informativa di cui si parlava di questo argomento. Una cosa semplice, no? Cioè, aprire un bed and breakfast o affittare una camera può essere un inizio di una soluzione per dare una spinta anche al paese a, diciamo, ripopolarsi pian piano, a farsi conoscere, a condividere anche le nostre bellezze che abbiamo. La fortuna naturalistica che c'è qua da noi è grande e riuscire a condividerla, a farla conoscere agli altri è molto importante, secondo me. Quindi avete notato negli ultimi anni un aumento dell'interesse verso la Valcanale? Sì, sì, tantissimo, soprattutto magari grazie anche a strutture che ci sono come il rifugio Alpe Corte, che è sempre pieno, anche il laghetto con il chiosco fatto dal comune che dà anche un'accoglienza al turista, gli dà un punto anche dove può fermarsi, sostare, bere un buon caffè con anche un buon panorama. Però servirebbe qualcosa in più per consentire ai turisti di fermarsi per più giorni. Sì, esatto, anche perché ho avuto il piacere di conoscere anche gente di via, cioè francesi, olandesi, polacchi, interessati, dopo vabbè anche interessati al giro delle robe, ma tanti mi dicevano, ma come mai qua non riusciamo a trovare un posto dove poter stare anche solo una notte? Facciamo fatica, i pochi che ci sono sempre pieni e quindi non c'è la possibilità di avere una forte affluenza stabile di turismo, diciamo. Quindi diventa anche una sorta di appello anzitutto ad informarsi e poi magari a pensare a un'attività di questo tipo. Sì, sì, soprattutto per quello, anche perché, diciamo, a mio avviso, io sono molto interessato a questa cosa. Anche io non è che non so molto di questo mondo e mi interesserà soprattutto questa serata per conoscere l'argomento e chissà, magari un indomani aprire qualcosina, anche perché negli ultimi tempi la vita magari costa anche un po' di più e con questo investimento, dal piccolo grande che possa essere, può dare anche un buon aiuto economico a una famiglia, secondo me. Monica Morandi gestisce un'attività di affitto breve a Fiume Nero, frazione di Valbondione. Come è nata questa idea e in cosa consiste questa attività? Allora, è nata inizialmente nel 2014 come bed and breakfast. Abbiamo fatto per una serie di anni come bed and breakfast e dopo invece poi, in conseguenza del Covid, abbiamo deciso di fare affitto breve, sotto i 30 giorni. Abbiamo fatto la richiesta alla provincia e prima dell'estate ci ha concesso questa cosa. Abbiamo deciso di fare l'affitto breve rispetto al bed and breakfast perché con il Covid la gente non aveva molta voglia di averli qualcuno, quindi abbiamo pensato lasciamo che si gestiscano da soli la colazione, affittiamo l'appartamento intero. Quindi anche se ci sono solo 2 persone, se prima affittavamo, diciamo, le 2 camere separatamente e condividevano il soggiorno e il bagno, adesso abbiamo deciso di affittare appunto così, quindi se ci sono 2 persone è pieno l'appartamento, così sono un po' più liberi di muoversi e diciamo più adeguato alla situazione dopo Covid, ecco. Si tratta in sostanza di uno chalet, di una casetta. Esatto, è uno chalet al tetto in legno, abbiamo deciso appunto di passare un po' di livello, di alzarlo un po' di livello e questa cosa ha dato i suoi frutti. Quest'anno abbiamo lavorato bene, arrivano persone veramente da tutto il mondo con la possibilità che abbiamo di Orio così vicino, è veramente
un buon modo per lavorare, ecco. E in più lavori da casa, quindi sei abbastanza comodo e pratico. È l'unica cosa che bisogna restare agli orari che hanno i turisti e quindi e lavorare durante, soprattutto durante le festività, e quindi questa è la prima cosa da mettere in conto. Come si svolge poi questa attività? Utilizzate soprattutto il canale di internet per farvi conoscere? Sì, diciamo che se non sei su Booking non sei visibile, perché ora che trovano il sito e arrivi all'inizio delle pagine è molto difficile. Quindi Booking è sicuramente una piattaforma molto interessante, poi c'è anche Airbnb e sono, diciamo, piattaforme che ti permettono di essere visibile su tutto il mondo, in pratica, perché quest'anno, adesso ho su delle persone che sono di Londra, quest'estate sono state due ragazze del Texas, cioè veramente è interessante come lavoro, è veramente interessante. Cosa cercano queste persone? Vengono per Valbondione, le cascate del Serio, in generale la nostra zona? Allora, io principalmente cerco di pubblicizzare la Val Seriana, perché alla fine quando partono da Bergamo a venire su a fare 50 chilometri non gli interessa di spostarsi nei nostri paesi, quindi secondo me è fondamentale è proprio la collaborazione con tutti gli eventi di tutta la valle, anche del Lago d'Iseo, perché comunque arrivano, si spostano anche di 50 chilometri, quindi bisogna allargare un po' questo concetto da Ardesio, Valbondione, il turista che arriva dall'esterno non lo vede questa distanza che vediamo noi, quindi è importante cercare di lavorare su questa cosa, nel senso noi vendiamo la Val Seriana e le bellezze che ci sono, le montagne, vengono soprattutto per le montagne, principalmente sono persone che vanno a fare trekking, anche impegnativi, quindi sono attrezzati di tutto e poi vanno a vedere il lago, cioè stanno magari, sono affitto breve perché stanno 3-4 giorni, non di più. Quindi bisogna essere elastici su questa cosa. Però il fatto proprio di... Io ho pubblicità degli eventi di tutta la valle e anche del Sebino, perché comunque quando arrivano il raggio dove possono andare è ampio, non è che si fermano qui. Cioè stasera, per dire, quelli di... I ragazzi che sono su di Londra sono andati a vedere Città Alta, domani vogliono andare al lago, quindi sono proprio esigenze diverse rispetto alla mentalità che abbiamo, quindi dobbiamo forzare un po' sulla mentalità locale. Ci hai parlato all'inizio dell'autorizzazione della provincia, quindi si tratta di un'attività normata, c'è tanta burocrazia da sbrigare. Diciamo che sono un po' lenti a livello di burocrazia, siamo un po' limitati, però siamo riusciti tramite SUAP, tramite internet a fare tutto, quindi uno si mette lì con la pazienza e con tutte le carte in regola, perché devono avere determinati volumi, devono avere determinati spazi e quindi viene il comune a vedere se è a regola e dopo il comune passa la comunicazione alla provincia. Una volta che hai l'autorizzazione dalla provincia, ogni cliente che arriva va registrato in questura e va avvisata la provincia come flussi turistici, perché hanno bisogno della statistica che è obbligatoria. Quindi è un'esperienza che ti sentiresti di consigliare a chi ha a disposizione degli appartamenti? Assolutamente sì, ben venga la concorrenza, perché siamo veramente pochi. Chiara Mariani ha aperto un affitto breve a Valcanale, proprio dove ci troviamo. Puoi raccontarci la tua esperienza, come è nata l'idea, come l'hai realizzata? Allora, sono 3 anni che abbiamo aperto questo affitto breve, questi 2 appartamenti di cui siamo proprietari,
E niente, è nata dal fatto che non volevamo più, non ci servivano più, perché prima venivano utilizzati dalla mia famiglia, invece poi non servendoci abbiamo pensato che era un peccato lasciarli chiusi e abbiamo sentito parlare del portale Airbnb e quindi ci siamo un attimo interessati a vedere come funzionava, ci sembrava un'idea abbastanza perseguibile, quindi ci siamo andati da fare per diciamo fare tutte le pratiche relative sia in comune sia alla questura sia per l'assicurazione, quindi abbiamo fatto tutte le cose in modo diciamo a norma di legge, in modo di tutelarci sia noi sia gli ospiti. Diciamo che siamo soddisfatti di questo, di questa attività che va a completamento diciamo di quello che può essere l'ingresso familiare, ecco. Soprattutto lo facciamo anche per mantenere in buono stato l'appartamento, perché così la manutenzione ordinaria è assicurata per forza e comunque pensiamo così di contribuire anche a un buon andamento diciamo anche del paese, perché comunque se le case stanno in ordine e circola un pochino più di gente penso che vada un po' a beneficio di tutti. Come sta andando? Arriva gente? Sì, noi lavoriamo soprattutto nel periodo estivo, quindi diciamo da metà giugno a fine agosto, sono quei 2 mesi e mezzo in cui lavoriamo di più e richiesta ce n'è perché comunque il portale funziona molto bene e si è abbastanza tutelati, quindi me lo sento anche di consigliarlo anche se qualcun altro volesse intraprendere questo tipo di attività. Da dove arrivano soprattutto gli ospiti? Italia o anche dall'estero? Arrivano sia dall'Italia sia dall'estero, quest'anno forse più italiani, invece 2 o 3 anni fa parecchi dall'estero, probabilmente anche a seconda di come poi viaggiano le cose da loro, poi vabbè un pochino il Covid qualcosina ha interrotto, però comunque abbiamo sempre lavorato, ecco, in quei 2 mesi e mezzo lì estivi sempre. Sì. In media la permanenza di quant'è? È molto variabile, nel senso che si hanno richieste anche di una notte sola, parecchie, perché sono gente che magari fanno trekking e quindi si fermano, vengono la mattina presto o vengono la sera tardi con dei programmi già di percorsi che hanno impostato, quindi gli serve come punto d'appoggio, oppure anche settimanale, richieste si hanno fino a 10-15 giorni in genere, la media appunto va da una notte a una quindicina di giorni. È impegnativo? Ma allora, l'impegno che dà questo tipo di affitto è che comunque l'appartamento deve essere subito appena il cliente esce, deve essere pulito e preparato per l'ospite successivo. Quindi se uno mette il tempo di preparazione lo stesso giorno, l'impegno è quello di fare il check out diciamo entro le ore 10 e il check in del prossimo ospite entro le ore 15 e quindi deve organizzarsi per gestire la biancheria e le pulizie all'interno dell'appartamento in quel tempo lì, quindi ci deve essere disponibilità in questo senso.